Il presidente della saga Vittorio Catone precisa il ruolo dei tamponi molecolari che vengono effettuati sui passeggeri che arrivano da Girona, Londra e Malta all'aeroporto d'Abruzzo. Solo ieri sono risultate positive 6 persone provenienti da Barcellona. Catone evidenzia l'ottemperanza all'ordinanza della Regione Abruzzo. Purtroppo, prosegue il neo presidente Saga, sono risultati positivi in alcuni voli, soprattutto giovani, di ritorno dalle vacanze. I passeggeri possono sottoporsi ai tamponi molecolari una volta atterrati all'aeroporto d'Abruzzo, effettuati dallo staff del dottor Paolo Fazzi, direttore del reparto di microbiologia e virologia della ASL di Pescara. Oggi atterrano i voli da Malta nel pomeriggio e Londra in tarda serata, e per chi voglia fare il tampone da sottolineare gratuito dovrà aspettare domani per conoscere il risultato. Una sinergia tra Regione, ASL di Pescara e Chieti e l'aeroporto per rendere sicuro l'atterraggio in Regione. Noi abbiamo ottemperato un'ordinanza della Regione Abruzzo, purtroppo a distanza di qualche giorno ha dato i suoi frutti perché sono stati riscontrati diversi positivi su ogni volo dove abbiamo fatto i tamponi. Ricordiamo ad oggi che chiunque scende da Spagna, Regno Unito e Malta è sottoposto a tampone molecolare. Questi tamponi sono obbligatori? Allora, al momento in cui il passeggero scende a Pescara, già sull'aereo gli viene comunicato dell'ordinanza regionale e immediatamente dopo, al momento in cui entra in aeroporto, può accettare di fare il tampone riempiendo un modulo oppure può diniegare e quindi non effettuare il tampone riempiendo un altro modulo dove oltre a tutti i dati personali deve comunicare anche i dati di dove è nei successivi 10 giorni perché è costretto ad isolamento volontario. I passeggeri come rispondono a questi tamponi che tra l'altro sono gratuiti e molecolari, quindi attendibilissimi? Beh, abbiamo riscontrato grandi feedback positivi da parte dei passeggeri che hanno apprezzato molto l'iniziativa per la loro sicurezza, per la sicurezza dei loro familiari, ma io vado oltre per la sicurezza di tutti i cittadini abruzzesi. Ripeto, purtroppo abbiamo ritrovato dei positivi su ogni aereo, ma questo sta a significare che il tasso di sicurezza è molto importante in Abruzzo e mi permetto di dire, andando oltre, che volare da e per Pescara è più sicuro che in altri aeroporti. Anche oggi naturalmente arrivano dei voli e anche oggi farete i tamponi. Oggi arrivano 2 voli da Malta e da Londra, quello di Londra è il più ostico perché arrivano alle 10 di sera e sono previsti diversi passeggeri che atterreranno qui a Pescara. Abbiamo chiesto agli organismi competenti, in particolar modo alla ASL, di rafforzare le unità di personale per non creare disagi questa sera alle 10 e non prolungare i tempi che in questa settimana sono stati abbastanza rapidi. Nell'arco di un'ora tutti i passeggeri erano fuori dall'aeroporto e tentiamo di mantenere anche questo standard per questa sera.